Buongiorno a tutti, benvenuti a tutti i colleghi che si sono collegati. Colgo l'occasione, ovviamente da parte di tutti noi relatori di oggi, anche del nostro gruppo di lavoro, così di porre gli auguri di buon anno, anche se poi abbiamo già avuto modo di scambiarceli tra di noi, ma visto che questo è il primo incontro dell'anno 2023, cogliamo l'occasione per farci questi auguri, sempre con la nostra speranza consueta, ma qualcuno dice che la speranza è sempre l'ultima a morire, di poter affrontare un anno che ci consenta di poter lavorare nel modo migliore e con la professionalità che in qualche modo andiamo sempre a ricercare. Detto ciò, l'incontro di oggi verte sul bilancio di previsione 2023-2025, quindi in modo particolare sullo schema che è stato predisposto dal nostro Consiglio nazionale Fondazione d'Ancre insieme, e ci articoleremo in una mia breve introduzione, più che altro tecnica, con qualche spunto veloce, e poi seguirà il collega Marco Sigaudo e il collega Piercarlo Bausola che vi faranno un po' una carrellata di quelle che sono ovviamente gli elementi più importanti e sui quali ci si deve attenzionare in modo particolare, tenendo in considerazione del tempo che abbiamo a disposizione. Però prima di iniziare la tematica di oggi, mi è stato assegnato il compito di porre la vostra attenzione su una nuova modalità di gestione del webinar live dal punto di vista tecnico. Ossia, già Lorella ci ha un attimino avvisati di queste esigenze che sono state poste dal Consiglio nazionale con la decorrenza da quest'anno, quindi dal 2023, per quanto riguarda quindi la conferma poi del riconoscimento dei crediti formativi. Quindi tutti coloro che andranno a fruire dei webinar live per poter acquisire i crediti formativi dovranno in qualche modo dimostrare che effettivamente sono attenti e soprattutto presenti davanti al monitor. Per fare tutto ciò, cosa è stato richiesto? È stato richiesto di in qualche modo predisporre le varie piattaforme, come per esempio quella che noi stiamo utilizzando, il GoToWebinar, e di erogare delle domande all'interno del webinar, all'interno dell'evento. Queste domande non sono domande tecniche, quindi non vertono sugli argomenti che vengono a essere trattati dai vari relatori e quindi la tematica oggetto del webinar, ma sono domande cosiddette tecniche. Vi faccio un esempio, vuole continuare la fruizione? Sì oppure no? Quindi il soggetto fruitore del webinar può e deve rispondere, grosso modo una ventina di secondi a disposizione per poter rispondere a questa domanda. Nel momento in cui la domanda verrà predisposta, ve la vedrete a video, quindi il video a questo punto sarà, diciamo, offuscato, pertanto è il relatore o eventualmente il documento o la slide di supporto al relatore verranno in qualche modo inibite, quindi a video, e vi troverete di fronte la domanda alla quale dovrete andare a rispondere. Come tempistica abbiamo detto grosso modo 20 secondi. Dopodiché, trascorso questo lasso di tempo, ritornerà la classica videata con l'immagine del relatore o dello slide o del documento, che il relatore stava commentando e stava esaminando. Per quanto riguarda il webinar di oggi, ovviamente il primo, quindi facciamo questo primo tentativo. Vi troverete due domande che saranno a voi sottoposte alle 13:20 e alle 13:45 e alle quali voi dovrete rispondere in modo tale da poter poi concludere la fruizione del webinar a fine dell'ora e poter quindi usufruire del credito formativo.
Spero di essere stata abbastanza chiara. Se avete qualche dubbio, piuttosto avete a disposizione la chat a latere del vostro video, quindi potete eventualmente scrivere a Valentina che ci sta seguendo. Non spaventiamoci, nel senso che dobbiamo stare attenti, è un sistema che dovremo in qualche modo, col quale dovremo condividere. Convivere, scusate, e a questo punto le prime volte magari dovremmo solo prenderci un pochino la mano, ma non dovrebbe essere nulla di trascendentale. Quindi attenzione, seguite tranquillamente il webinar e sappiate che alle 13:20, alle 13:45 vedrete comparire sul video la domanda tecnica alla quale dovrete andare a rispondere. In ogni caso, se per caso il vostro mouse anziché sul sì andrà a finire sul no, sappiate che non succede nulla, perché comunque la risposta l'avete data. Ok? Detto ciò, allora, per non sottrarre poi troppo tempo ai miei colleghi, volevo solo, così un attimino, fare una piccola carrellata su, lo strumento che andiamo poi ad analizzare in modo più specifico con i due colleghi. Allora, il fascicolo, non so se avete già avuto modo di vedere, è praticamente predisposto da una guida all'utilizzo dei documenti allegati al parere dell'organo di revisione, una guida perché effettivamente alcuni colleghi ci avevano sottoposto la problematica, che alcune volte lo strumento non era poi di facile gestione. Quindi all'interno della guida viene essere indicato in modo chiaro come andare a gestire le tabelle di Excel, che poi in qualche modo devono importare i dati all'interno dello schema, e quindi tutti i vari passaggi la potete consultare in modo tale di decidere poi come utilizzare appieno lo strumento. Dopodiché avete a disposizione due checklist che servono come lavoro propedeutico per arrivare poi alla predisposizione del parere vero e proprio, quindi una checklist sulla nota integrativa, dove effettivamente vengono poi riportate tutta una serie di richiami, in modo particolare dettati dalla normativa 118, decreto legislativo 118 e il principio contabile applicato 4/1, che vi possono appunto tornare utili per vedere se effettivamente l'ente ha seguito tutto ciò che la normativa prevede, e poi delle checklist di verifiche preliminari che servono anche qui per andare ad osservare anche qui tutto ciò che è stato definito dal decreto legislativo 118 e dal principio applicato allegato 4/1, dove potete appunto vedere ed esaminare se l'ente ha predisposto, per esempio, tutti i prospetti che devono essere allegati al bilancio di previsione, se ha predisposto tutte le delibere propedeutiche al bilancio di previsione in termini di tariffe, piuttosto che i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e così via. E poi tutta una serie di elementi necessari per la predisposizione del nostro parere, quali il DUP, la nota di aggiornamento al DUP e tutti gli altri strumenti di programmazione previsti dalla normativa. Per arrivare poi al documento vero e proprio, quindi allo schema del parere dell'organo di revisione, il quale ha in linea di massima tutta una serie di punti che voi trovate per sommi capi all'interno del sommario, dove è indicata una premessa, le notizie generali sull'ente, le domande preliminari, poi gli equilibri del bilancio, quindi come sono in qualche modo realizzati gli equilibri, come l'ente ha realizzato gli equilibri del bilancio di previsione, le caratteristiche del bilancio di previsione, quindi tutti i vari titoli. Sia in termini di entrata che in termini di spesa e le conseguenti verifiche di congruità, attendibilità e coerenza delle previsioni del bilancio 2023-2025 in base a tutta una serie di elementi che si vanno a identificare. Per passare poi all'analisi delle spese in conto capitale, ai fondi e agli accantonamenti, all'indebitamento, alla partita che riguarda gli organismi partecipati, un capitoletto sul PNRR, perché sappiamo che anche qui il PNRR è un argomento decisamente attuale e che coinvolge gli enti e in un certo qual modo anche noi revisori nella verifica sullo stato dell'arte
degli interventi che gli enti hanno messo in atto con il PNRR, quindi vari milestone, eccetera, e poi per finire con le osservazioni, i suggerimenti e le conclusioni. Allora, questo è un po' il fascicoletto predisposto, no, di supporto alla nostra attività di revisione. Che cosa dire? Dobbiamo solo stare attenti a alcuni aspetti. Il primo è che il testo, non dobbiamo mai dimenticarlo, costituisce soltanto una traccia di riferimento per la formazione del parere. Quindi non deve essere preso tout court, ma deve essere in qualche modo adattato alle esigenze dell'ente. E teniamo anche presente che da quest'anno non esiste più la possibilità di avere due schemi separati, uno per gli enti di piccole dimensioni e l'altro per enti di medie e grandi dimensioni, ma si è deciso di fare un unico schema. Quindi a maggior ragione attenzione ad adattarlo nel modo equo, in virtù appunto delle dimensioni dell'ente, e soprattutto di andare ad esaminare tutti i passi che sono poi indicati all'interno dello schema, che tengono un pochino conto, direi a 360 gradi, di tutte le possibili casistiche che voi potreste trovare all'interno di un ente, ma non è detto che tutte queste casistiche ovviamente calzino con la situazione effettiva del vostro ente. Quindi una raccomandazione da questo punto di vista. L'altra è che il documento è stato predisposto prima della definizione della legge di bilancio e quindi non tiene conto di tutto ciò che poi con la legge di bilancio, ovviamente che fa riferimento ai punti che coinvolgono gli enti locali, è stato poi emanato. Quindi in linea di massima ci dovrebbe poi essere una rivisitazione del testo con l'aggiornamento, così come è successo anche negli anni precedenti, con gli aggiornamenti e le modifiche da apportare a seguito appunto della legge di bilancio. Quindi a proposito di legge di bilancio, allora prendiamo a base lo schema che ci è stato sottoposto, teniamo conto in termini di appunto di legge di bilancio 2023-2025, di che cosa? Beh, una carrellata velocissima per gli aspetti più determinanti, io direi i contributi per spese di energia, direi anche un ritorno dei bilanci a uno stato, diciamo, normale post-Covid, quindi senza più tener conto di tutti gli aiuti di Stato di cui gli enti hanno beneficiato negli anni precedenti, e quindi gli enti devono in qualche modo ritornare a una riorganizzazione fiscale. Qui avete la domanda alla quale dovete rispondere. Selezionando la voce, perfetto, spero che tutti in qualche modo siano riusciti a portare a termine, no, questo primo adempimento, mini adempimento. Quindi vi dicevo, una normale attività da parte dell'ente in termini di tassazione, riscossione, contenzioso, e poi tenendo conto anche delle riduzioni di bonus e delle detrazioni. Poi le novità in materia anche di tributi locali, e quindi definizione agevolata, per esempio lo stralcio dei carichi fino a 1.000 euro, quindi capire questa partita come l'ente ha pensato di gestirla all'interno del bilancio di previsione. E poi novità per eventuali enti che sono in dissesto o comunque per enti che hanno problemi in materia di sisma, novità in materia di pubblico impiego, che noi abbiamo visto che c'è tutta una serie di normativa che fa riferimento al pubblico impiego, quindi sia in termini di programmazione, no? Ne abbiamo sentito parlare tutti del PIAO, per esempio, e sia in termini di nuove assunzioni, per esempio a tempo determinato, collegato alla realizzazione dei programmi, dei progetti del PNRR. E poi di lì tutto ciò che ne è derivato per quanto riguarda le disposizioni in materia di revisione dei prezzi, del caro materiale,
e delle misure per favorire gli investimenti. Poi, a carattere generale, quindi il discorso del PNRR e degli investimenti, quindi un capitoletto ad hoc per fare un po' la situazione, come vi dicevo prima, dello stato dell'arte del PNRR, quindi tutto ciò che l'ente ha posto in essere e a che punto sono nelle varie procedure. E poi, ovviamente, nel momento in cui l'ente andrà ad approvare il bilancio, a partire dall'1/1/2023, fino a quando andranno ad approvare il bilancio, voi sapete che l'ente può trovarsi, si trova nell'esercizio provvisorio, nella gestione provvisoria appunto per l'anno 2023, quindi anche qui vedere nel frattempo poi l'ente come ha gestito questo lasso temporale. E poi in linea di massima anche un'attenzione, a mio avviso, sulle società partecipate, perché anche le società partecipate in un momento particolarmente difficile come questo dal punto di vista economico, hanno delle difficoltà o possono avere delle difficoltà, come tutti noi sappiamo, che vanno poi in qualche modo a riflettersi sui bilanci dell'ente. Quindi attenzione. Le partecipate devono comunque ormai aver già concluso la fase di approvazione dei loro bilanci o dei rendiconti a seconda della tipologia di contabilità che tengono, se sono esse società di tipo privatistico o consorzi, ma al di là di ciò capire anche le prospettive sull'anno 2023, quindi monitorare sempre con molta attenzione e il risultato economico e la patrimonialità. Il patrimonio netto delle società, proprio per evitare appunto che i riflessi poi vadano a ricadere in modo pesante sui bilanci dell'ente. E io dico sempre attenzione perché questi aspetti non coinvolgono soltanto enti che hanno partecipazioni diciamo di un certo peso, no? Determinanti all'interno della partecipata o per esempio avendo il controllo analogo, ma possono anche coinvolgere enti che hanno partecipazioni di tipo minoritario, ma che in qualche modo, qualora si dovessero verificare delle situazioni decisamente pesanti in termini di perdite di patrimonio o di situazioni appunto diciamo di reddito, di utile negativo, anche una partecipazione minima può di conseguenza far determinare uno squilibrio all'interno del bilancio anche di un ente di piccole dimensioni. Quindi, in linea di massima, io ho cercato di fare questa carrellata veloce, su quelli che sono i punti, diciamo, pochino più evidenti, ma adesso sia Marco Sigaudo e successivamente per Carlo Bausola andranno ad affrontare in modo più specifico gli aspetti dei nostri controlli. Passo la parola a Marco. Bene, grazie Antonella, buongiorno a tutti, mi auguro che vi siate ripresi dallo stress legato alla risposta che avete dovuto fornire, ma sicuramente ce l'abbiamo fatta. Io faccio collante tra i due sommi, vero? Antonella che ha fatto una bellissima presentazione, introduzione su quello che è il bilancio e Pier Bausola che farà un approfondimento legato a quelle che sono le check collegate al documento predisposto per l'appunto dalla fondazione, dall'ANCRE e quant'altro. Faccio un passaggio generico, adesso dovrei riuscire a condividere lo schermo. Vedete il parere? Sì, perfetto. Allora, parere dell'organo di revisione. Questo è il documento che sicuramente tutti quanti vi trovate sulla scrivania nel momento in cui dobbiamo andare ad elaborare il parere sulla proposta di bilancio. Parere dell'organo di revisione lascia già in realtà poche aspettative favorevoli e speranze, nel senso che ce lo compili qualcun altro. È sicuramente un adempimento che tocca a noi ed è previsto all'interno dell'incarico. Questo lo dico perché a volte c'è un po' la tendenza a far sì che vengano compilati in parte dagli uffici della ragioneria, ma su certe parti bisogna fare attenzione. Chi è che lo dice? Non è quello svalvolato di Sigaudo, ma è il 267 del 2000, principio contabile 4.2, vari allegati. Il 267 del 2000 è il testo normativo che è rimasto vigente, sopravvivendo con
storica fermezza, l'assalto del 118, vedremo come si comporterà nel futuro con i vari Acrual di cui Antonella anche faceva cenno precedentemente. E intanto noi sappiamo che sia che siamo esperti, anziani, qualificati, sia che siamo novizi della materia, di sicuro il 267, il 118 e i relativi principi contabili che mano a mano vanno definendosi, diventando più dettagliati e anche diventando più leggibili e attuabili, sono elementi fondamentali che dobbiamo visionare insieme, attenzione, a quelle che sono le FAQ che Arconet produce. Lo dico perché, ad esempio, ultimamente sono uscite 5 FAQ sul PNRR. Quindi PNRR, che lo chiamiamo sempre in causa, che sarà un qualcosa che ci accompagnerà fino al 2026, perché la fine del lavoro di certi bandi nel 2026, dobbiamo maneggiarlo e quindi dobbiamo conoscerlo. Cosa vediamo alla pagina 3? Esaminata la proposta di bilancio di previsione 23-25, quindi l'organo di revisione su cosa lavora in realtà? Lavora sulla proposta di bilancio 23-25. Noi sappiamo che il bilancio pluriennale deve avere durata almeno triennale, competenza e cassa il primo anno, più facilitato nel secondo e terzo esercizio. Sappiate che non è detto che vi venga presentato un bilancio obbligatoriamente triennale, ci potrebbe essere anche una programmazione pluriennale. La norma dice almeno triennale. Io ho evidenziato alcune parti importanti. Questo è carino perché dice. Praticamente la bozza del bilancio che è stato ricevuto in data lo schema di bilancio di previsione. Allora, per un minimo di dignità e di amor proprio, facciamo in modo che questi documenti ci vengano dati con dei termini utili per far sì che possano essere analizzati e eventualmente integrati laddove ci siano degli spazi che prestano un po' il fianco a quello che è la normativa. Oltre alla bozza di bilancio, ovviamente, quando parliamo di bozza di bilancio, noi interpretiamo quello che è anche l'ensemble della documentazione che lo accompagna e quindi tutti i vari allegati che poi Pier nelle sue slide andrà a elencare in modo egregio e completo. Si richiama lo statuto e il regolamento di contabilità e io ve lo evidenzio perché ancora oggi mi capitano in mano regolamenti di contabilità addirittura non allineati al 118. Quindi, quando siete nominati, prendetevi almeno il buon cuore di dire: è possibile vedere il regolamento di contabilità? Se vi portano un qualcosa scritto su una tavoletta d'argilla o inciso sul legno, magari c'è necessità di un intervento a rettifica e aggiornamento. Ciò che era caratteristico degli enti privati, ora va caratterizzando anche la realtà pubblica. La normativa è in continua evoluzione, c'è un'accelerazione costante, che è ancora più complicata se prendiamo in considerazione la carenza di personale che interessa agli enti, soprattutto quelli del territorio su cui noi operiamo. Quindi, oltre a quello che è lo statuto e il regolamento di contabilità, che quindi ci permettono di andare a vedere quelle che sono le linee guida di comportamento degli uffici, diamo uno sguardo anche ai regolamenti relativi ai tributi comunali. Sappiamo che ci sono degli spazi applicativi che devono essere previsti, vuoi all'interno dell'IMU, vuoi all'interno anche dell'ARERA, della tariffa che porta poi all'elaborazione del PEF. Guardiamo anche queste cose. Interessante il richiamo, qua siamo solo a pagina 4, però gli elementi importanti sono già all'inizio, okay? Nella premessa addirittura. Ok? Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, è fondamentale che, perlomeno, occhi, attenzione, è fondamentale secondo me, poi per alcuni di voi magari non lo è una cosa a cui io prestavo molta attenzione, mi fa piacere leggerlo se fatto bene. Il parere del responsabile nel momento in cui altro non è che la produzione automatica del software di contabilità, per me è tempo perso leggerlo, perché è un qualcosa che io ritrovo già e nella nota integrativa e nel bilancio. Il parere del responsabile del servizio finanziario in realtà può essere molto stringato, ma assolutamente pieno di contenuti e di accenni a elementi da prendere in considerazione piuttosto che rischiosi. Quindi attenzione anche al parere del responsabile del servizio finanziario. Un altro elemento che sembra scontato, ma così non è, è la popolazione. Perché la popolazione? Perché noi abbiamo una serie di adempimenti che caratterizzano gli enti locali, che hanno come soglia di sbarramento i 5.000 abitanti o soglie ancora diverse se parliamo di DUP. Quindi, prima cosa per vedere che cosa dobbiamo chiedere è analizzare la popolazione del comune.
in questo caso 11/2022, numero abitanti. E poi, altrettanto importante, sotto, io ho preso come riferimento questo documento perché prende in considerazione veramente un plateau di situazioni che si possono verificare molto ampio e quindi può interessare un po' tutte le caratteristiche e le caratterizzazioni con cui ci interfacciamo. Verificare che l'ente non sia in disavanzo, non sia all'interno di un piano di riequilibrio o non partecipi a quello che è un'operazione di dissesto. Sono tre diverse tipologie, concedetemi, di gravità differente che caratterizzano l'ente, ma assolutamente importanti. Attenzione a quando ereditate gli enti, perché è vero che se voi siete dentro e la situazione si verifica con voi all'interno come organo di controllo, è palese che questa si presenterà nella sua completezza a voi e voi ne dobbiate prendere in considerazione. Mi è accaduto di visionare delle situazioni in cui un disavanzo iscritto in bilancio nel primo anno come richiesto non fosse iscritto nel secondo per dimenticanza e il nuovo revisore non avesse visionato la cosa e non fosse stata detta dagli uffici, in cui intanto era cambiato il personale e quant'altro. Buona, cattiva fede sono comunque situazioni a cui dobbiamo prestare attenzione. Se noi le chiediamo, non dobbiamo mai rivestire attenzione le vesti dell'ispettore Clouseau, Derrico, chi più vi piace, magari anche un James Bond non ci starebbe male, però fare le domande giuste al momento giusto ci tutela. Domande preliminari. Ok, questo è l'organo di revisione, ha verificato che al bilancio sono stati allegati, bram, qua ci sono tutti gli allegati obbligatori al bilancio. Occhio al fondo crediti di esigibilità, al rispetto dei vincoli di indebitamento, attenzione a tutti quelle condizioni, quelle situazioni la cui violazione può portare a delle situazioni molto gravi. Ok? Lascio poi l'elenco appunto al passaggio successivo o eventualmente a un altro incontro. Comunque, prendendo quello che è la bozza del documento, ce l'avete in piena elencazione. Vediamo come l'ente ha rispettato o non ha rispettato i termini di legge. Non preoccupatevi. Non preoccupatevi, cioè anche quest'anno ce ne sbattiamo. Il bilancio non è al 31-12, quindi fino a marzo tranquilli. Ma comunque ci sono buone possibilità che continueremo con le proroghe strada facendo. Quindi il fantastico documento che è denominato PIAO, su cui sembra che ci sia un concilio di elementi più importanti del mondo per capire l'effettiva utilità, ma questo documento slitta 30 giorni successivi al termine del bilancio. Ok, quindi dei piano ne parleremo a aprile, a oggi. Peccato che nel piano ci hanno messo un po' di tutto, ma questo magari lo vedremo poi in separata sede, ci confluisce il dubbio, allegati, bla bla. L'ente ha gestito, non ha gestito in esercizio provvisorio. Tutti quanti, Antonella in primis, nei vari incontri dei qui presenti, anche noi diciamo sempre, fate pressione affinché i bilanci vengano comunque fatti entro il 31-12 per evitare quelle che sono esercizi provvisori o ancora più grave le gestioni provvisorie. Perché? Perché se ci siete capitati sapete che gigantesca rottura di scatole è un esercizio provvisorio e una gestione provvisoria. Non hai libertà, non hai fatto programmazione e in più ti ritrovi cosa? Tutte le lavorazioni che si accavallano, perché poi hai il bilancio, il rendiconto, il DUP, gli equilibri, tutto che va addosso e sembra la Royal Rumble. Quindi cerchiamo di far sì che venga approvato al 31-12. Se così non è, occhio, l'ente d'ingrandimento sul comportamento tenuto dall'ente, perché l'esercizio provvisorio sappiamo che ha tutta una serie di vincoli e particolarità che, per motivi di tempo, non approfondiamo oggi, ma anche qua Antonella, eventualmente possiamo poi richiamare in separata sede. Invece una cosa molto figa che arriva da poco sul BIDAP è questa, oramai sono 4-5 anni in realtà che è fattibile, è la possibilità di fare il precaricamento del documento sul BIDAP. Questo cosa vuol dire? Che ci evita quella simpatica sorpresa che provavano i treni quando venivano assaliti, che io ho fatto, approvato, concluso tutto, vincitori, spediamo, il BIDAP ti blocca l'invio perché è pieno di errori. E a volte questo comportava la riapprovazione integrale dei documenti, occhio, eh. Oggi, per chi non lo sapesse, comunque torna utile richiamare questa cosa, abbiamo la possibilità di fare dei precaricamenti che quindi ti rilevano gli eventuali errori bloccanti e ti permettono di agire prima.
Beh, è assolutamente importante richiamare quello che è il rispetto e del risultato e degli equilibri. Qui vediamo i famosi vincoli, vincolati, accantonati, destinati a investimento, liberi, vincolati, tra cui rientra anche il fondo crediti, accantonamenti, vincoli volontari o di legge. Attenzione sempre, soprattutto quando parleremo del rendiconto, di quello che è la composizione dei fondi e la storicità che li caratterizza, e poi si arriva a vedere il risultato di amministrazione, che sappiamo essere quel dato per cui noi vediamo se l'ente è in disavanzo o meno. E qualora sia in disavanzo, sappiamo altresì che se è un disavanzo ereditato, dobbiamo verificarne, usiamo un termine conosciuto, l'ammortamento nel rispetto dei termini di legge nel prosieguo temporale. Un richiamo che viene fatto sotto e che vi riporto, perché comunque dalla Corte dei Conti è attenzionato, è l'organo di revisione ha verificato che l'ente è intervenuto, non è intervenuto per adeguare le risultanze del rendiconto agli esiti della certificazione Covid. Sappiamo che se tutto va bene, oltre alle mascherine, buttiamo via quello che è le certificazioni Covid, non dovrebbero più esserci questi fondi straordinari anticipati da Antonella. Nel 2023 è l'ultimo anno. In teoria, speriamo, perché ci manca un altro Covid, oltre tutto il resto, l'ultimo anno in cui dovremmo avere questi fondi straordinari. Facciamo la rendicontazione conclusiva. Cosa è successo negli anni precedenti? Tutti voi lo saprete, se avete già svolto la professione o lavorato presso i comuni, che a volte la rendicontazione finale veniva dopo del rendiconto. Quindi il risultato di amministrazione doveva essere conseguentemente aggiornato. In teoria non dovevano esserci riflessi negativi, e poi comunicato con la spedizione della documentazione finale. Cosa sono andato a evidenziare? Ah, beh, questo è proprio bello. Qua l'ho sottolineato, per quanto il fondo pluriennale vincolato, che ancora oggi è oggetto di corsi come se fosse la prima volta, è richiamato fortemente in causa dal PNRR, perché nel momento in cui io ho ottenuto delle risorse, quindi accertato e ho immaginato delle spese, quindi impegnato a seconda delle situazioni, e già dicendo accertamento, impegnamento, impegno, un po' mi sono esposto, a seconda delle situazioni posso movimentare o il fondo pluriennale vincolato o l'avanzo di amministrazione. Detto ciò, è fondamentale che l'ente abbia compiuta conoscenza della composizione del fondo in entrata e in uscita. Alcuni software di contabilità ancora oggi non hanno il collegamento automatico, e quindi qua è plausibile che ci siano dei documenti tenuti in estracontabile, in estracontabilità, dei quadri di raccordo in Excel. Bisogna comunque avere sempre corrispondenza tra la parte in entrata e la parte in uscita. Questo è un po' quello che chiediamo nei nostri controlli. Fondo anticipazione liquidità, anche qua c'è tutta una normativa particolare alle spalle. Quando smetteranno di cambiarla, probabilmente saremo in pensione. Ma attenzioniamo al fatto che o ci si trascina una situazione dal passato o se ne è istituita una nel nuovo, perché le norme cambiano. E cosa cambia con le norme? La contabilizzazione all'interno dell'esercizio di bilancio. Allora, ok, equilibrio finale, previsione di cassa. Tenendo conto del fondo crediti dubbia esigibilità, sapete che tendenzialmente, ad esempio, la cassa in entrata dovrebbe essere nettata dal fondo crediti dubbia esigibilità, perché è una partita che io penso di non incassare. Diversamente non sarebbe un credito di dubbia esigibilità, ma io qua vado a collegare nuovamente il discorso PNRR. Perché? Perché comporta degli investimenti di importi che in certi enti non si sono mai visti, e la loro procedura, a fronte di quella che è la possibilità di richiedere gli acconti, i famosi acconti del 10% adeguati in caso di necessità, prevede che ci sia un'organizzazione all'interno dell'ente, non che il revisore debba farlo, ma che ci sia un'organizzazione e che si presti la massima attenzione a non finire in deficit di cassa, perché il problema qual è? Faccio partire i lavori, le ditte li finiscono, io li pago, perché sennò vengono coi forconi sotto il balcone e non ho i soldi. Mi accorgo di non avere i soldi e dico: ah, vabbè, ma basta rendicontare sul Regis. Non ho la struttura per rendicontare sul Regis, non ho fatto mai l'antiriciclaggio, per dire, quindi non posso dichiarare il falso.
Attenzione agli equilibri di cassa che sono messi sotto pressione da queste nuove grandi opportunità. Ricordiamoci che comunque si parla di opportunità. Parliamo di Pier, 3 minuti, poi ti passo la parola. Parliamo di rinegoziazione dei mutui, più che altro perché c'è la possibilità di effettuare la rinegoziazione. Anche qua abbiamo visto che poi nel 25 si sono dimenticati di poter lasciare libero utilizzo delle economie da rinegoziazione, ma questo perché ve lo dico? Perché quando si parla di rinegoziazione, noi cosa dobbiamo verificare? Noi dobbiamo verificare l'economicità dell'azione. Quindi non è sempre utile rinegoziare o estinguere anticipatamente, bisogna verificare che effettivamente la manovra sia economica, quindi che porti dei risvolti positivi al comune. Ok, c'è tutta l'analisi di quello che è l'avanzo di amministrazione, programma triennale dei lavori pubblici, di nuovo massima attenzione, elemento integrante del DUP. Qua ho visto che ci sarà un passaggio dedicato di Piera all'interno delle slide. Piano triennale è di nuovo fondamentale per quello che è lo sviluppo. Noi sappiamo che l'iscrizione delle opere sopra i 100.000 deve obbligatoriamente passare nel piano per poi poter essere riportata in bilancio. Se manca uno o manca l'altro, c'è qualcosa che non va. Poi sappiamo di tutto quello che è stata l'innovazione del principio contabile sulla contabilizzazione delle opere pubbliche. Anche qua ci vorrebbe un'ora magari a parlare solo di questo. Tenete presente però che le opere, e qua torniamo di nuovo in discorso di fondo pluriennale piuttosto che economie con avanzo, devono essere oggetto di massima attenzione. Quindi piano triennale delle opere pubbliche col piano annuale che deve trovare riscontro all'interno del bilancio, documenti inclusi all'interno del DUP. Ma se io passo il DUP prima di fare il piano triennale, riprendi il biennio e poi lo vai ad aggiornare in fase conclusiva sul triennio di interesse. Attenzione al piano alienazione e valorizzazione immobiliare. Se voi vedete che in bilancio il comune mette proventi da alienazione patrimonio immobiliare, verificate che siano iscritti, che questo patrimonio sia iscritto nel piano. Diversamente non è alienabile e quindi non può essere iscritto in bilancio. Ok? Poi c'è la sezione specifica del PNRR, c'è il discorso della Tari. Tari è importante con tutto quello che si porta dietro, il PEF, ARERA, sappiamo che dovremmo avere il rapporto 1-1 e qualora questo non si verificasse dovremmo andare in pareggio sulle annualità, in ripresa sulle annualità successive. Attenzione anche ai proventi dei servizi pubblici e vendita dei beni, perché sappiamo che non è obbligatorio dare copertura 1-1, ma un'analisi di economicità e sana gestione di questi elementi deve essere portata anche qui. Momento di pathos, attenzione, 20 secondi per rispondere al quesito. Ok, quindi verificare la sana gestione di questi vendita di beni e servizi pubblici. Sapete che c'è anche tutto dietro un discorso di assenza del conflitto di interessi e quant'altro, è molto ampio. E quindi andare a operare in tutela dell'ente, ma soprattutto dei cittadini. Ricordiamoci che noi lavoriamo a favore dei cittadini, che noi dobbiamo lavorare per garantire il mantenimento degli equilibri, la sana gestione per i cittadini. Ok? Quindi passo la parola al dottor Bausola, che adesso nomino come assegnaluoro relatore. Pier, dovresti avere la possibilità di condividere lo schermo. Mi pare di sì, aspetta che ci provo. Perfetto. Eccolo. Dovrebbe. Allora, aspetta. Dovreste vedere il mio schermo. Forse no. No, non si vede. Non si vede. Allora, un attimo. Eccolo qua. Ora si vede. Perfetto. Ok. Allora, grazie Marco, grazie. La tua cavalcata è stata densissima, effettivamente tanti sono gli argomenti da approfondire, così come del resto è stato anche l'intervento di Antonella, tutto
tutti argomenti che richiedono sicuramente tanto tempo e soprattutto studio, perché in parte sono cose nuove. A me tocca un po' la parte, diciamo, conclusiva, un pochino più concreta, un po' più da manovale, diciamo così. Nel senso che Antonella in apertura vi ha illustrato quello che è il pacchetto, chiamiamolo così, messo a disposizione dall'ANCRL in collaborazione con la Fondazione Nazionale, che ci aiuta in qualche maniera ad adempiere a questo arduo compito nel rilascio del parere sul bilancio di previsione. Questo pacchetto si compone della traccia che Marco Sigaudo, il dottor Sigaudo, vi ha illustrato, vi ha fatto scorrere, anche se non ovviamente tutta, perché è lunghissima. Teniamo conto sempre quando usiamo questo documento che come dire, non vi vedo più, ma vabbè. La formulazione di questo documento è comunque fatta in maniera molto ampia per permettere l'utilizzo nelle casistiche più disparate, quindi veramente dal comune molto piccolo al comune decisamente più strutturato. Quindi il suggerimento da compilatore di questo tipo di documento che ha utilizzato molto spesso, anzi sempre in passato, queste tracce. E soprattutto ricordo l'imbarazzo all'inizio quando si facevano i primi pareri nel capire che cosa fosse inerente e che cosa no. Quindi la massima attenzione nell'esaminare il documento, cercando di capire quello che serve effettivamente nella casistica del comune che ho davanti, per il quale sto rilasciando il parere. Quindi se parliamo di un comune sotto i 1.000 abitanti o sopra i 1.000 o con soglie più elevate di popolazione, quindi, come giustamente diceva il collega prima, con adempimenti e obblighi diversi, non lasciando effettivamente delle cose a volte inutili o a volte che sembrano scontate, però nel momento in cui vengono firmate, vengono da noi sottoscritte, diventano di fatto un parere rilasciato che ha una valenza e che quindi poi magari in qualche frangente. Anche la Corte dei Conti, ci è capitato di vedere in passato, che proprio per una svista, per aver lasciato un qualche paragrafo che nulla ci azzeccava con quello che erano le casistiche precipue dell'ente, insomma, poi viene a chiedere come mai e spiegazioni varie. E quindi in molti casi ci si trova anche un pochino, diciamo così, in imbarazzo. Vado veloce perché il tempo è poco, cerco di essere sintetico. Dicevo, in quello starter pack che vi è stato proposto ci sono anche due checklist abbastanza interessanti che servono proprio come dire, a fare un po' il check di quelli che sono, in un caso, i documenti che devono essere allegati al pacchetto, al fascicolo che il comune vi deve consegnare. Che si compone del bilancio, ma si compone anche di tutta una serie di documenti che adesso vado a cercare di sintetizzarvi. E l'altra checklist, invece altrettanto interessante, quella per diciamo, fare un controllo di merito dei contenuti e della forma della nota integrativa. Allora, parto un attimo con un paio di segnalazioni, ripeto, andando molto veloce. Ovviamente sappiamo tutti che diciamo, il bilancio di previsione è uno degli strumenti importanti, fondamentali, che si innestano in quell'iter di programmazione degli enti locali, e il bilancio di previsione racchiude in sé, insomma, tutta una serie di caratteristiche come la pluriennalità, il fatto di mettere in relazione non solo dei dati contabili, ma anche far emergere quelle che sono, come dire, delle politiche gestionali e di attuazione dei programmi dell'ente stesso. Quindi una commissione tra politica e amministrazione, economia e finanza, e infine anche raggiungimento o meno di obiettivi di gestione. Ci tengo a segnalare il fatto che come già è stato anticipato da chi mi ha preceduto,
con un decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre scorso, il termine per l'approvazione del bilancio è stato spostato al 31 di marzo. Al momento il termine è questo, altri colpi di scena, diciamo, potrebbero accadere, ma al momento è questo. Quindi, ai sensi dell'articolo 163, comma 3 del TUEL, di fatto è stato autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio fino al 31 di marzo 2023. Voglio richiamare brevemente la vostra attenzione sul fatto che i riferimenti normativi che dobbiamo sempre avere in mente, perché non dimentichiamo una cosa, che per quello che riguarda noi revisori, il bilancio di previsione è ovviamente un documento politico-programmatico dell'ente pubblico ed è, come vi dicevo poc'anzi, il più importante strumento della gestione, in quanto con esso viene di fatto autorizzata l'esecuzione delle spese e la riscossione delle entrate che è stata programmata per l'anno e anzi per il periodo triennale. Quindi ha una centralità, diciamo, una importanza fondamentale questo documento, perché ha proprio un profilo autorizzativo su tutto quello che l'ente porrà in essere nell'esercizio appena iniziato e nei successivi due. Per questo, diciamo, c'è questo aggiornamento costante del documento. Il riferimento normativo che dobbiamo sempre avere a mente per fare un controllo di forma su quelli che sono gli schemi adottati dal comune e quello che vedete proiettato, cioè l'articolo 11,1 del decreto 118. Non sto a leggervelo perché ovviamente lo conosciamo tutti bene e in realtà qualora dovessimo dimenticarcelo possiamo andarlo a ripescare. Voglio semplicemente darvi un paio di indicazioni, non perché siano fondamentali, ma perché le ho trovate utili. Allora, nel mare magno di quella che è la prassi in tema di, diciamo, di contabilità pubblica e anche di attività revisionale, quindi da parte nostra, sui documenti, sui bilanci, sui documenti dei comuni, ho rispolverato in realtà una circolare del 18 maggio 2022, dove il MEF dava già degli indirizzi abbastanza importanti, una lettura abbastanza interessante per chi non l'avesse fatta all'epoca, degli indirizzi interessanti ai comuni su come impostare la costruzione del bilancio di previsione per l'anno 2023 e triennio, quindi 2023-2025. In quel documento si ricordava anche che la conclusione della sperimentazione del piano di conti integrato doveva avvenire con la fine del 2022, cosa che si è effettivamente realizzata. Trovate peraltro nella slide che sarà messa a disposizione anche il link dove reperire questi documenti insieme a tantissimi altri, ma ripeto, questo l'ho rispolverato e l'ho trovato interessante rileggerlo, diciamo, a posteriori. In realtà vi segnalo anche allo stesso link, nelle stesse pagine del Ministero, un altro documento recentissimo, cioè la circolare numero 2 del 3 di gennaio 2023, nella quale effettivamente si dà conto, si spiega un pochino quello che è l'attuazione del termine di sperimentazione con l'entrata a regime del piano integrato, ma soprattutto ho trovato molto interessante il fatto che questo documento faccia un riepilogo cronologico abbastanza completo di tutti quelli che sono i documenti di prassi, ma anche di normativa, che si sono susseguiti in questi ultimi anni con riferimento, diciamo, a questo cambio epocale, diciamo, di impianto contabile degli enti locali. Quindi, ve la segnalo, circolare numero 2 del 3 gennaio, per chi avesse così interesse a fare un po' un ripasso e a leggere alcune cose interessanti. Proseguo prendendo diciamo, spunto velocemente da quella che è la checklist che ci serve per diciamo, il controllo. Per le verifiche inerenti al bilancio di previsione, in particolare questa checklist proposta insieme alla traccia di parere,
si suddivide, diciamo, in tre parti fondamentali. Vado molto veloce, non sto a leggervi tutto, ovviamente, tanto questi documenti sono disponibili sia sul sito della Fondazione che ovviamente messi a disposizione dall'ANCREL per tutti gli associati. Si suddivide, dicevo, questa prima checklist in tre parti fondamentali. La prima parte riepiloga quelli che sono i documenti, gli allegati che devono essere, che devono accompagnare il bilancio di previsione, facendo riferimento appunto al comma 3 dell'articolo 11, sempre del 118. Ce n'è alcuni che sono ovviamente scontati, ma a volte, insomma, per quanto riguarda, parlo a titolo personale, per quanto riguarda le mie esperienze, non sempre i comuni, magari quelli più piccoli, ti danno tutto subito. Quindi, insomma, avere una checklist puntuale è secondo me utile. Sicuramente, diciamo, i documenti fondamentali sono il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione. Secondo me anche il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione è un altro documento che devono fornire i comuni in allegato, ma che a volte uno, insomma, deve un po' tirargli fuori con le pinze. Così come il prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento e, insomma, una serie di altre cose interessanti che trovate qui. Riepilogate, ma ovviamente, come vi dicevo, le trovate anche nella norma. Una seconda parte, diciamo, della checklist si concentra invece su quelli che sono i documenti o le informazioni che debbono essere fornite dall'ente e che troviamo elencate e che troviamo in realtà previste dalla norma nell'articolo 172 del 267. Nonché all'interno di quelli che sono i dettami del principio contabile 4.1 allegato al 118, vi cito queste due cose, quindi l'elenco degli indirizzi internet dove sono stati pubblicati il rendiconto della gestione, il bilancio consolidato, deliberati, eccetera, eccetera, insomma tutti i documenti che sono obbligatoriamente previsti in pubblicazione su pagine web e che qualora effettivamente non siano state integralmente pubblicate sui siti internet, debbono essere diciamo accompagnati debbono accompagnare il bilancio di previsione e quindi essere a noi come revisori forniti. Inoltre deve esserci anche la deliberazione da adottarsi annualmente prima dell'approvazione di bilancio con la quale i comuni verificano la quantità e la qualità di aree fabbricati da destinarsi a residenza, alle attività produttive e terziarie. Vi è poi un elenco di altri documenti, quali le delibere che vanno a definire quelli che sono le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali variazioni sulle detrazioni di imposizione da parte dell'ente, nonché la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista ovviamente dalla norma, e poi a seguire il piano degli indicatori, gli equilibri di bilancio, eccetera. Questo è un po' il secondo blocco. Il terzo blocco della checklist è altrettanto importante perché prevede ovviamente che venga fornito, o meglio, che sia necessario da parte del revisore acquisire il DUP e l'eventuale sua nota di aggiornamento predisposti dalla Giunta. Questo documento ovviamente in genere porta diciamo nella sua pancia anche altri documenti, come possono essere ad esempio il programma triennale dei lavori pubblici, la delibera, no, scusate, altri, adesso non riesco a vedere bene la slide, però insomma alcuni dei documenti che vedete elencati possono essere in alcuni casi ricompresi all'interno del DUP. Ove il DUP non li ricomprenda, ovviamente questo elenco può essere utilizzato per farsi fornire dall'ente tutto quello che è necessario, anche perché nel parere ovviamente noi andiamo a rilasciare sostanzialmente delle asseverazioni, delle certificazioni del fatto che questi documenti esistono e hanno dei contenuti che siano per forma e per merito
compliant, diciamo così, con quelli che sono i vincoli e le normative vigenti. Il tempo purtroppo è pochissimo, non sto a, come dire, riepilogarvi quelli che possono essere tutti i controlli sulle entrate e sulle uscite, che in realtà, di cui in realtà in parte ha già parlato il collega Marco Sigaudo in precedenza. Dico solo che effettivamente la nostra attività deve essere quella di andare a verificare la corretta iscrizione dei contributi statali o di altri enti, nonché l'esistenza di tutti quei documenti, che siano delibere o che siano altri, diciamo, negozi, chiamiamoli così, a livello giuridico, che vanno a suffragare l'attendibilità delle iscrizioni di bilancio. Diciamo, nella traccia di parere trovate proprio un, chiamiamolo, paragrafetto che si intitola verifica dell'attendibilità e della congruità delle previsioni del triennio preso in esame, quindi in questo caso l'entità 25, dove si fa un esame specifico di quello che, ad esempio, in questa parte, ovviamente le entrate preponderanti sono quelle che derivano al di là delle, insomma, di quelle che possono arrivare da enti quali lo Stato o altri, però quelle proprie dei comuni in particolare sono quelle della fiscalità locale, quindi le addizionali, piuttosto che l'IMU, piuttosto che la Tari, eccetera, eccetera. Ecco, in questo caso ovviamente ci vuole come dire, una verifica che le previsioni di gettito che vengono riportate all'interno del documento di bilancio siano appunto in linea con quanto prevede il principio 4.2, sempre allegato al 118. Quindi trovate nelle slide, diciamo, questo tipo di dettaglio, ma che riprende esattamente il percorso di alcuni paragrafi della traccia di parere. Per quello che riguarda la Tari, l'ha accennato brevemente in precedenza Marco, ma richiamo solo l'attenzione sul fatto che l'organo di revisione, quindi il revisore, debba aver verificato che l'ente abbia o meno approvato il piano economico-finanziario dal 2022-2025 secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'ARERA. Cosa ovviamente fondamentale, non così immediata, diciamo, nell'ottenimento da parte del comune, soprattutto, ripeto, nei casi di comuni un pochino più piccoli, quindi con tutte le difficoltà che ben sappiamo a livello gestionale interno. E poi, vabbè, insomma, il controllo su altre entrate, eccetera, non sto a ripercorrere perché ovviamente il tempo è molto poco. Per quello che riguarda le uscite, solo un cenno, diciamo, a livello teorico, il fatto che per quanto riguarda i controlli che noi in qualità di revisori siamo chiamati a porre in essere, diciamo, la filosofia di fondo debba essere indirizzata alla verifica della congruità delle uscite preventivate. Quindi congruità significa che vi sia una congruità rispetto a quelle che sono le effettive disponibilità dell'ente e che quindi dimostrino nel parere che noi andiamo a rilasciare che noi revisori abbiamo potuto prendere cognizione del programma dell'ente e che ci siamo resi conto in qualche maniera che esiste questo, chiamiamolo equilibrio in senso atecnico, che esiste questo tipo di congruenza rispetto ai volumi, ai numeri e alle diciamo previsioni di entrata. Inoltre il revisore, ricordiamo che ovviamente qualora riscontri una inopportunità, e per inopportunità significa non mi sta bene o non mi piace, ma una inopportunità che sia documentabile e in qualche modo giustificabile, dimostrabile dal fatto che esista una carenza di disponibilità finanziaria o comunque che non ci siano le condizioni per sostenere quelle che sono le previsioni di uscita da parte dell'ente. Questo, inutile dirlo, è fondamentale per noi revisori
perché ovviamente ne va della nostra, come dire, sicurezza e della nostra responsabilità nel rilascio del parere, il fatto di, insomma, in qualche maniera certificare il fatto che quei numeri possano effettivamente stare in piedi e siano effettivamente sostanziati da concretezza, documentazione e verificabilità dei dati. Salto gli equilibri, i controlli sugli equilibri di cui trovate appunto una sezione specifica nella, diciamo, nella bozza del parere. Ovviamente anche in questo caso sarà fondamentale fare riferimento a quelli che sono tutti i passaggi che gli organi comunali, quindi il Consiglio in primis e la Giunta seguire ha adottato, e quindi acquisire copie di tutte le delibere qualora anche qui non si sia fatto già durante l'anno, durante il periodo in cui si fanno le verifiche di cassa. Anche qui parlo un po' per esperienza personale, spesso non è così semplice ottenere i documenti perché insomma la gestione magari è un po' tanto artigianale. Vado a chiudere, nel senso che mi sta ancora a cuore fare un brevissimo passaggio su quello che è la checklist invece mirata sui controlli dei contenuti della nota integrativa, anche questa compresa, diciamo, nello starter pack messo a disposizione da Ancrel, contenuti che sono quelli né più né meno che vengono riepilogati all'articolo 11,5 del 118. Quindi queste slide semplicemente ho voluto riepilogarli. Ora, in realtà voglio portare alla vostra attenzione, prima di chiudere, il fatto che nella checklist, che è molto breve perché di fatto anch'essa riporta il contenuto dell'articolo del comma 5 dell'articolo della legge, però ha una nota metodologica, a mio giudizio, molto interessante perché riporta quelli che sono alcuni passaggi fondamentali del principio contabile 4.1, con riferimento, con alcuni chiarimenti rispetto a quelle che sono, diciamo, i contenuti della nota integrativa, ovviamente, ma anche quelli che sono la relazione tra le entrate e le spese, che devono essere in qualche modo distinte tra ricorrenti e non ricorrenti, e va a, come dire, riepilogare in questo documento, estrapolandoli, diciamo, direttamente dal principio, come dire, degli elenchi o comunque delle specifiche che ci possono servire per meglio interpretare quello che viene raccontato, quello che viene esplicitato all'interno della norma. Spero di essere stato, purtroppo ho sforato un po', scusatemi, gli argomenti erano un pochino lunghi, ma direi ripasso la parola ad Antonella per la chiusura dell'intervento. Bene, grazie Piercarlo. Quindi direi che insomma si è cercato di fare questa carrellata compatibilmente con il tempo a nostra disposizione per quanto riguarda la nostra attività di revisori, approcciandoci al rilascio del nostro parere al bilancio di previsione e speriamo che insomma in qualche modo ciò che è stato